Gustavo Emilio, soprannome chiamata? Polenta. Polenta. Ma la famiglia di Polenta è una famiglia numerosa. Sì, grandissima. Parecchi fratelli, sorelle. Le mie sorelle erano come 4. E fratelli? 5. Quindi una famiglia di 9 persone. 9 persone, eravamo 11 persone. 11 persone. Quindi ricordate tutti i nomi? Sì, esatto. Se ce le potete dire, cominciando dal più grande al più piccolo. Va bene. Mia sorella, buon'anima, Carmela, la prima. La seconda, Rosina. Già parla civile. Così, così dovete parlare. Come state parlando adesso? Si chiamava Rosina. È la terza sorella, Emilia. La quarta, Maria. Il figlio. Non lo uomo ne può. E già parla. Sì. Se ci parlate, parlare. Sì. Normale. L'uomo sono 5, il primo Antonio che morì in guerra, il secondo che Giuseppe Staiabel e Bargel. Sì, un baffone. Il terzo Mastro Michele Muratore, il quarto buon'anima è morto Saverio e il quinto Francesco. Cicillo, chiamane Cicillo. Ho capito. Di che cosa ci voleste parlare? Alzare un po' la voce. Alzare un po' la voce. Sì. Noi in famiglia, il fratello più piccolo, che adesso è grande, soffriva sempre male di pazzi. E mia madre lo portava sì e no dal dottore. Allora una buona volta se è messa con la mano sopra la panza e lo facevano pagare lì. E diceva, Santo Martino, la Roma Vniglia, cerca alloggio in un navigo, sott'acqua e sopra salamella e ti passo male. E mamma, molto spesso e volentieri, ogni tanto, ci faceva questo passaggio, ci passava la panza. O noi domandammo, e mamma, che significa queste parole? Significa che tanti anni fa, una donna e un uomo erano poveracci, e non aveva dove mettersi a dormire, hanno cercato alloggi. E la signora tanta ricca, dove vi voglio mettere, che non tengo niente, dove vi metto? Dormite sopra qua, sopra un pozzo, sopra quel pozzo, in giorno tanto quelli salamenti arrivano. Questi due poveri si sono messi a dormire sopra quelli salamenti, ci puntava la nostra madre. E allora, e mi sono male di panza alla padrona di sta casa. E gridava, allucca voi me voi, sto marito e sta signora, ha scattata, non ha fatto ci addormentare dalla camera, non ha fatto dormire sopra il punto, sopra il salamai, ma chi la voglia ci è salvata. E come la salva, come una salva. Allora, volete aiuto, sono pronto. Ma che mi volete aiutare, che sapete, venite, venite mi aiutare. E arrivata dalla moglie gridava, ma gridava con il dolore di pane. E arrivata dalla si è fatta la croce del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo Martino della Roma veniva, cerca l'orgia e non la vita, sopra l'acqua e sopra salamente e passo malvento. E questo il marito ascoltava. E sì, a che so si parola? Perché voi non avete fatto luogo prima, non avete fatto orme sopra e salamente, ma questa parola vai a galla. E come vai a galla? E perché? Amore molto tuo, io ci serviamo comodo, non serviamo a tua moglie a luca. E veramente mi ero passato sopra l'acqua e sopra salamente e passo male, vai. Romania coria, tutta piena d'arancia, brutta, a mattina mi sponzò, il bruciava, il bruciava e faceva un signor bollì. Cioè, come si fa? Cioè? Come si fa? Si sa per tutto, il cavolo, la scarola, i ruocco del cavolo, mi parla ordinariamente. Così dovete parlare? Verdura ci coria, dove trovando i campi, i pulizzi e li mette a bollire. Dopo che sono belle bollite, le frisco per bene dall'acqua, belle, lavate, pulite per bene, frisci una bella cucchiaia al
una bella cucchiara di salsa. E se ti piace un aglio sano, un bicchiere di aglio sano così, e quello qui. Poi veglio sta rangata lì, la giri bello bello, e poi viene una forma a casa, a gratta, e viene su, così, e qui rivolto, e poi con masato sto bollo lì, poi con barisciuglia sto qui, caro qui, e poi nel terpà, e chiamavamo. Ma se nessuno mi ha domandato, perché sta meglio mortale.